Beh, ma quando uno è da oltre 50 anni impegnato nel far volare questa città, arrivare a questi traguardi è chiaro, è un compimento anche di una propria vita e di una propria esistenza e di un proprio impegno. Io ho provato la stessa emozione qualche secondo fa quando a Palazzo Madama fu votata la legge sui sassi, la 771. Eravamo anche lì tutti in attesa di questo altro grande provvedimento. E di lì è nata la crescita e il rilancio e la vittoria di questa città. Adesso i cittadini debbono impegnarsi, perché adesso è il momento di dimostrare di essere seriamente cittadini di una città che vuol diventare capitale europea della cultura. E di questo noi dobbiamo cominciare a lavorare, però oggi è giorno di festa, oggi è un giorno importante, è il giorno dell'orgoglio. Dell'orgoglio dell'appartenenza. Matera c'è, su 21 città, è tra le 6 candidate italiane a Capitale Europea della Cultura nel 2019. Insieme alla Città dei Sassi ci sono Cagliari, Lecce, Perugia, Assisi, Ravenna e Siena. Il verdetto è giunto questo pomeriggio nella sede del Ministero dei Beni Culturali. La giuria europea, presieduta da Steve Green, ha tenuto tutti col fiato sospeso fino a quando è stato pronunciato il nome della Città dei Sassi. TRM Network ha seguito in diretta l'incontro con la stampa romano e l'incontro pubblico organizzato a Casa Cava a Matera per attendere insieme l'esito della comunicazione. Abbiamo ascoltato i primi commenti a caldo di tutti coloro che sono stati i protagonisti di questo percorso cominciato 2 anni fa e che oggi ha conquistato un ambizioso traguardo. Notato in questi mesi, ma l'abbiamo notato l'altro giorno a Roma, era una presenza delle città con la partecipazione degli esperti che hanno coinvolto di grandissimo livello, quindi facciamo attenzione, lo dico ai concittadini, lo dico ai materani, alle materane, lo dico a tutti i lucani, è stata una competizione di altissimo livello, ci siamo confrontati con progetti di grande spessore, questo naturalmente ci inorgoglisce ancora di più e ci sprona a fare l'ultimo tratto che abbiamo da fare, che è ovviamente impegnativo ancora di più di quello che abbiamo fatto, ma adesso però questo primo traguardo, questa prima tappa, come si dice, il traguardo è quello finale, la tappa, insomma, questa prima tappa dice che abbiamo visto giusto, che la città ha dentro di sé le energie per farcela, per mettere in moto un processo di straordinaria potenza che chiama in causa tutta la regione e anche una gran parte del territorio meridionale. Io penso che sulla base di questo ragionamento sarà possibile raggiungere il traguardo. Beh, intanto è solo un presidio, però diciamo così, è il primo pezzo, noi ci credevamo, siamo creduti, siamo felici, entusiasti, io soprattutto sono felice per tutti i materani, perché questo è l'idea di quanto la nostra città vale, di quanto la nostra città può fare, quindi questo è il significato di questa tappa. Adesso è la tappa ancora più sfidante, quella di fare un programma culturale davvero europeo. La giuria tornerà a riunirsi nell'ultimo trimestre del 2014 per valutare i progetti modificati delle città preselezionate sulla base delle raccomandazioni che saranno formulate dalla giuria stessa. Ora serve moltiplicare le energie per vincere la sfida finale.